Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati nel secondo episodio di Italia sì, Italia no, ragazzi. Grazie a tutti per l'ottima risposta della prima puntata, ragazzi. Quasi 600 visual, quasi 50 like, ragazzi, siete grandissimi. E poi è aumentato ogni giorno di più. Grazie, veramente vi amo e vi adoro. Io penso che molto presto tornerò a fare una live. Le live le ho fatte più poco per colpa della mia scarsa connessione, però, ragazzi, ve la meritate una bella live con i fan. Quindi a breve faremo anche una bella live. Allora, ragazzi, dobbiamo comprare un carro per le balle perché non ce l'abbiamo. Dobbiamo caricare le balle di paglia di trifoglio che ci metteremo via per quando faremo le mucchette o le vacchette, come meglio preferite. Io direi di prenderci questo qua, della Joskin. Questo, quello laggiù, questo no, ecco questo, perché non è rallato. Roberto odia i rallati. Robby Mel odia i rallati. Voi ricordatevi sempre quando, adesso a Natale, state a pranzo con i parenti, dite Robby Mel o di rallati. Ragazzi, vado allo shop, a tra poco, ci vediamo là che prendiamo il carro. Allora, ragazzi, stiamo andando a 100 all'ora per incontrare la bimba mia. No, no, dai, siamo quasi arrivati allo shop. Io, mentre che vado allo shop a recuperare il nostro Joskin che abbiamo acquistato online, come avete visto dal nostro tablet, vediamo la mappa se non mi perdo, voglio salutare e ringraziare tutti quelli che hanno commentato lo scorso video. Alessandro Brunetta, che mi dice che quello che tu chiami giretto del campo si dice fare teste del campo. Grazie Alessandro, lo sapete che io con i termini tecnici non ci vado molto a nozze, quindi grazie, ma tanto me lo ridimenticherò un'altra volta. Però oggi, ragazzi, è molto importante fare le teste del campo perché andremo anche ad arare, cominceremo ad arare il campo di trifoglio che abbiamo seminato. Ecco là il nostro carro intanto. Matteo 2005 dice ci vorrebbero le trebbie auto livellanti tipo quelle della Laverda, aggiungo io, e andremo sicuramente a comprarle anche quelle quando avremo un po' di soldini. Compreremo anche la Laverda, ragazzi, non vi preoccupate, le marche italiane non ce le faremo mancare in questa serie. Intanto io, come vedete, non sono capace ad attaccare un carro, quindi, ragazzi, potete sfottermi se volete. Ok, un attimo che esco fuori. Ecco, apposta non si attaccava, sto a 2 metri lontano. E vabbè, torno là, ragazzi, ci vediamo là, dai, vi continuo a salutare mentre raccogliamo le balle. Allora, ragazzi, siamo qua, siamo sul campo, ho preso il Manitou, come vedete, il mio bel Manitou, e iniziamo a raccogliere le balle. Una precisazione vi volevo fare: non è che io ho preso il carro autocaricante per andarmene in giro a caricare le balle con 30 secondi, così è un po' irreale. Semplicemente l'ho preso per aiutarmi a sistemarle quando io le metto sopra col Manitou. Ecco, vedete? Io mi avvicino, faccio così e la balla si sistema da sola, perché, ragazzi, sistemare le balle sul carro di default è un qualcosa di impossibile, cioè è più facile farlo nella realtà, io penso, che farlo su sto cacchio di gioco. Non mi fa impazzire come cosa. Quindi, ragazzi, questo è un piccolo aiutino che io mi concedo. Adesso, velocemente, mentre che carico tutte le balle, dicevo, continuo a salutarvi. Vi saluto col commento di Terence Channel, il mio amichetto Terence, che dice: sì, ti prego, fai il tutorial su come tradurre le mappe in italiano. In realtà mi ha insegnato lui, quindi grazie a Terence che mi ha insegnato questo trucchetto. Poi c'è Dodge che mi dice: ciao Robby, sarebbe grandioso avere un tutorial sulla traduzione delle mappe, l'ho appena fatto, ma ti dico che ne uscirà un altro se non è già uscito, questo non lo so quando uscirà questo video. Comunque, su come tradurre anche i cartelloni, anche un ragazzo su Facebook me l'ha chiesto, e quindi avrete anche questo tipo di tutorial. Raffa03 mi dice se ci sono campi più collinari di questo. Io penso proprio di sì. È una mappa un po' tutta collinare. Siamo in una zona collinare qui, ragazzi, e quindi penso proprio che ci sarà. Poi un saluto anche a Andrea Ferretti, Gennaro D'Auria che mi dice: bel video di questa nuova serie. E il bip dell'imbaratrice si sente. Sono io che sono sordo, Gennaro, perché spesso quando registro abbasso molto il volume dell'audio del gioco, che mi dà un po' fastidio. E quindi, ragazzi, entro dentro, facciamo un po' di inquadratura dentro il merlo, che non fa mai male, un po' di merlo. E poi c'è Vasco Game, che lo saluta, anche lui diceva che gli farebbe piacere un tutorial sulle mappe. Quindi, ragazzi, grazie di aver seguito il video, di aver commentato, e grazie già anticipatamente di seguire questo. Allora, mettiamo subito questa ballina su. Oddio, è bello da dentro, ragazzi. Oh, mi diverto da dentro. Ok, allora giù così. Perfetto. E carichiamo anche questa. Ecco,
questa ballettina qua. Perfetto, perfetto così. Ok, ne andiamo a recuperare un'altra. Questa qua, la inforco. No, un momento, un po' di marcia indietro. Perfetto, giù, giù, giù. Oddio, vabbè, l'ho presa un po' troppo su, ma va bene così come cantava il buon Vasco Rossi. Allora, e la posizioniamo qua, 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 qua. Poi andiamo a prenderne un'altra. No, mi sembravano di più però, eh. Non ne abbiamo fatte tantissime. Beh, calcolate che il campo non era né fertilizzato e né arato né niente, insomma, via. Prossima volta sicuramente ne faremo molto di più. Ah, scusate, tra i commenti ho saltato, perché sono un pirla, ho saltato FranciFarmer04, che mi dice una cosa molto importante. Mi dice che la paglia verde, quindi non è una cosa così strana, esiste davvero questa paglia di trifoglio, e si chiama batticcio dell'erba medica e del trifoglio. Quindi, ragazzi, le chiameremo balle di battiticcio, no batticcio, scusate, battiticcio, non l'avevo visto l'altra T, battiticcio. Quindi il video lo chiameremo, caro Franci, visto che mi hai aiutato con i termini, raccolta delle balle di battiticcio, battiticcio del trifoglio. Ottimo, bello, bello, raga. Quanto mi piace quando mi insegnate le cose, raga, perché fai video su YouTube, non è solo una cosa che uno vi tiene compagnia, anche a voi sono contento quando mi dite che vi faccio divertire, ma anche io imparo. Imparo perché c'è sempre qualcuno che ti dà un consiglio, che ti dà. Veramente il mio canale, ragazzi, ci sono degli iscritti fantastici. Io non so se questa cosa. Perché, ragazzi, ho degli iscritti, io non lo faccio per leccarvi il popò, ma veramente ho degli iscritti che. Gente veramente che sa quello che scrive, gente molto matura, nonostante qualcuno di voi sia molto giovane. Non ci sono i bimbi minchia, ragazzi. Il mio canale è esente da bimbi minchia. È una cosa fantastica. È una cosa fantastica. Grazie, ragazzi. Grazie. Io ho il meglio pubblico di YouTube. Una selezione, capito? Pochi ma buoni. Veramente fantastici. Sono emozionato. Allora, e quindi dicevo grazie perché mi fate imparare anche tante cose, anche tante cose. Allora, due ballette ci sono rimaste, ragazzi, c'è questa ballettina qua. Poi, ragazzi, andremo ad arare e ad usare il nostro nuovo Neverland. Come si pronuncia, ragazzi? Neverland o Kneverland? Si pronuncia la K. Io la pronuncio, c'è Kneverland, il nostro bel aratro Kneverland. Nuovo di zecca. Lo attaccheremo sul case. Sì, sul case, scusate, purtroppo la testa. Dicevo sul nostro JD, che è il trattore più potente che abbiamo. Quindi andremo ad arare con il JD e areremo questo campo e l'altro. Io l'altro lo arerò fuori registrazione, offline. In registrazione vi farò vedere un pezzettino di aratura di questo, perché insomma non è che possiamo vedere 80 minuti di aratura. E poi ecco, cerchiamo di far venire le puntatine un pochetto più corte e di farle uscire un pochetto più spesso, ragazzi. Allora, abbiamo caricato tutte le balle di battiticcio, di trifoglio, e quindi adesso ce ne andiamo a scaricarle dentro qualche capanno. Mi sa che c'è già il capanno vicino alla stalla delle mucche con del fieno o dell'erba. Piano, Robby. Là dentro, sono balle d'erba, mi sembra, dalla colorazione mi sembrano balle di erba. Questi invece sono fieno, questi in esterno. Tanto, ragazzi, non usiamo in questa serie la mod delle stagioni, quindi possiamo lasciarle all'esterno, queste chi se ne frega. Ok, allora entriamo dentro, ragazzi. Dove le scarico? Vediamo un po' dove posso scaricare. Oh, comunque, ragazzi, l'inquadratura rompe proprio le balle, l'inquadratura de delle pareti de sto capanno. Ok, le scarico qui, ragazzi. Vado a prendere l'aratro. A tra poco. Ariam, Ariam, Ariamo, la. Ciao, ragazzi. Sto arando con il mio back Neverland. Eccolo qua, ragazzi. Vedete che bello. A 5 vomeri, ragazzi. Ma sentite, cioè, se voi andate a vedere i video di quando ho aperto il canale, io nemmeno sapevo che si chiamava vomere quel cosettino. Quel cosettino di metallo, e invece adesso lo so grazie a voi, ragazzi. Quindi qui mi riallaccio
al discorso di prima, facciamo una bella aratura storta, perché voi sapete che io sono il maestro dell'aratura storta, perché l'aratura storta, ragazzi, è importante. Sui campi storti ci vuole l'aratura storta. Ecco, questa è un'altra cosa. Io li chiamo campi storti. So che non si chiamano campi storti, ma si chiamano tipo irregolari, se non mi sbaglio, no? Ci sono quelli squadrati, quelli irregolari, ma io li chiamo dritti e storti, perché così famo prima, ragazzi. Oddio, l'albero, mi stavo incollando un albero. Ogni tanto scendo, ragazzi, ci fate caso, perché scendo, perché mi sbaglio con il tasto di per scendere di Farmer Dynasty. Quindi mi si stanno, quando gioco a Farmer Dynasty spingo i tasti di Farming Simulator, quando gioco a Farming Simulator spingo i tasti di Farmer Dynasty, quindi la cosa è molto fastidiosa, molto irritante. Però vabbè, allora ragazzi, iniziando ad arare i campi, cominceremo subito con 3B subito a seminarci. Che ci semineremo, ragazzi? Qualcosa che ci fa fare subito i big money, perché dobbiamo iniziare a comprare gli animali, gli animalini. Quindi, ragazzi, io voglio iniziare subito con le mucche, no? Con le pecore, come fanno tutti. Subito con le mucche, ragazzi, perché dobbiamo dare giù di latte, vendere animali, produrre simmental. Insomma, voglio incentrarla molto sui campi e sugli animali questa serie. Quindi inizieremo già da dopo il primo raccolto a comprare animali. Quindi io direi di fare soldini. Per fare i soldini ci vuole la colzina. Per fare i soldi ci vuole la colza, capito? Per far la colza ci vogliono i campi. Quindi, ragazzi, io spero che non mi mettono in copyright questi pochi secondi, perché YouTube ultimamente è diventato non voglio dire la parola. Ogni tanto sì, metto l'operaio perché sbaglio tasti, porca miseria. E vabbè, non fateci caso, comunque non c'è nessun operaio, in realtà sono io qui che sbaglio i tasti. Che vi volevo dire, vi stavo dicendo, che ci vogliono i campi però per fare la colza, perché allo stesso tempo a noi ci servirebbe anche la paglia e il trinciato. Quindi non sarà molto semplice iniziare con le mucchette da subito, quindi io direi di fare subito due campi a colza, così non ci pensiamo più e facciamo un po' di soldi con i campi a colza. Ci compriamo le prime mucchette, ci terremo una produzione bassa, perché non avremo subito la razione mista da dargli, quindi ci terremo con una produzione bassa e cominceremo a produrre anche un po' di paglia, quindi faremo anche un po' di grano, cercheremo di comprare qualche campo, poi piano piano faremo il trinciato e poi insomma dobbiamo cercare di fare le cose gradualmente. Io direi di... Comunque, l'ho già detto, sono ripetitivo, lo so, e che devo fare? Se sono ripetitivo, io ogni tanto scendo e faccio qualche passeggiata. Comunque, ecco, faremo a colza, dai, faremo a colza questi campetti. E buon, come direbbe il mio amico Terence. Vedete, ragazzi, guardate come si ara storto, si va qui e poi ecco fatto, si fa una bella curva, in modo che anche le texture, come vedete, vengono belle storte. Ma che ce frega, ma che ce importa. Prossima puntata, ragazzi, andremo ad erpicare con il nostro CLC, sempre della Neverland, e ci erpicheremo i campi. Non so se faremo pure in tempo a seminarli, vedremo. E vabbè, e poi appunto, come ho detto, si andrà di semina. Fertilizzazione ovviamente per il momento tutta chimica, in questo momento non c'è niente di biologico, e poi in futuro si passerà al biologico. Adesso, ragazzi, ci terremo sul chimico. Io, ho detto questo, ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social per qualsiasi cosa, di comprare i giochini sul link sotto, ragazzi, che funzionano anche su Steam e li pagate tipo 3 volte in meno. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like, iscrivetevi e mi raccomandissimo, ciao!